Signor Mirko Brancati, di Chiaravalle, di qua. Di Chiaravalle. Senta, sì. Prima mi accennava sì. Che qualcosa non va, a parte l'erba, la sporcizia. A parte la manutenzione che possiamo vedere non è così perfetta, diciamo. Poi anche non è difficilmente raggiungibile. Non ci sono tabelle, insegne. Però poi, diciamo dove si trova, uno arriva dove è Teleionio. Sì, dove è Teleionio per la strada che va, la vecchia strada che va a Cardinale, non la nuova perché ora hanno fatto la superstrada. C'è un diciamo una stradina che va sulla sinistra. Quindi dove passa, c'è un ponte. Dove c'è il ponte. Tutto sì. Molto, diciamo, malmesso perché non è facilmente raggiungibile questo posto. E si arriva in un castello che è bellissimo, è un vecchio castello. Che come potete vedere è bellissimo, però è tenuto male perché non c'è. Quindi sento un messaggio che vogliamo mandare al Parco delle Serre, perché qua è anche Parco allora, delle Serre. Allora, io direi principalmente alla Calabria in generale, a questi posti in generale, di fare qualcosa di anche piccolo, sistemare, fare delle tabelle, fare qualcosa che porti la gente a dire mi fermo e, a vengo, turismo, e vengo a vedere. Turismo. Vengo a vedere il castello, magari a pulire dentro, a fare un'entrata per entrare e guardare qualcosa, perché se ora diamo è un'occhiata storia, dentro ci sono letti, ci sono cose, spazzatura, solo cose che non... Il dettaglio di questo castello che l'ha colpito di più qual è stato? A me piace proprio questo che state inquadrando qua, proprio il fatto, diciamo, che l'arco vede, con il ponte, l'arco che si vede il bosco dietro, la strada, le torrette, tutto, le torrette, perché se vedete balconi, cose, sono tutte bellissime, con un piccolo restauro e un piccolo interessamento anche, perché è anche l'interesse che porta a fare queste cose, perché noi pensiamo sempre alle cose in grande, però un paesino, una cosa può nascere da una piccola azione. Diciamo che potrebbe essere un'attrazione anche per gli abitanti di Chiaravalle. Potrebbe essere qualcosa da vedere, qualcosa che tu dici, cosa c'è a Chiaravalle? C'è il castello, andiamo a guardare il castello. E poi una persona potrebbe venire al castello e poi andare a mangiare in un ristorante qui a Chiaravalle, potrebbe andare in un bar, potrebbe... Oppure avrebbero potuto fare magari un ristorante nel castello. Potrebbero fare qualcosa, lì però già è una cosa un po' più grande, però portare gente significa portare soldi e persone in un paese. Piccolo come Chiaravalle è una cosa buonissima. Senta, mi accennava anche delle cascate qui, se mi vuoi sì, spiegare. Ci sono delle cascate che non sono un'attrazione turistica proprio grande, però è un bel percorso, che è un trekking, può essere familiare, può essere anche facile da fare perché con dei bambini lo puoi fare. Hai visto qualcosa? Sì, e ti porta un po' nella natura, puoi vedere, può capitare di vedere animali. Può e capitare... che comune è qui, sempre di Chiaravalle? Sempre qui, sì, perché questo fiume poi va attraversa tutto il territorio e arriva fino a Soverato, quindi poi si snoda in altri fiumi e arriva fino a Soverato. Senta, da buon calabrese, i giovani come lei che la stanno ascoltando in questo momento su Radio Facebook, che messaggio vuol lanciare? Di svegliarsi un po', di svegliarsi e fare un po' di cose per il nostro territorio, di fare qualcosa, di darci una mossa, perché sennò qua si va a perdere tutto. Questo castello, come si perde questo castello, si perderà qualsiasi cosa che c'è qua nel territorio. Va bene. Questo è... Senta, un piatto tipico preferito calabrese invece qual è? Guardi, io... a me piace... voi direte, sono il classico calabrese, però fate qualsiasi cosa con l'anduja e uscirà qualcosa di spettacolare. Va bene. Il castello Filangieri, conosciuto anche come Casino dell'Arazzona, ubicato nel comune di Cardinale, nel Parco regionale delle Serre Calabre, in provincia di Catanzaro. Fu comunque territorio abitato già dal Neolitico e infeudato da molte famiglie come i Gironda, i Ravaschieri e poi i Filangieri. Dopo il sisma del 1783, i Ravaschieri ingaggiarono un certo Staglianò di Chiaravalle, occupandosi dei lavori di riparazione dei guasti apportati dal terremoto che ne uscì quasi demolito. I feudatari convogliarono i raccolti delle loro terre, che furono copiose poiché il vicino fiume Ancinale irrigava il fondo. Il Casino dell'Arazzona fu abitato pertanto dai contadini e coloni del principe Ravaschieri,
che non avendo figli cedette intorno al 1818 il principato di Satriano e il ducato di Cardinale a suo nipote Carlo Filangieri. Quest'ultimo era figlio del più illustre Gaetano Filangieri, autore di ben 17 opere di filosofia e di diritto, in 7 volumi che riscossero notevole apprezzamento sul piano europeo per i rilevanti principi innovativi. Appena ne venne in possesso, Carlo Filangieri trasformò il casino della Razzona in una residenza agreste di caccia e pesca e a pochi chilometri fece posizionare la ferriera che produceva ottimi manufatti in metallo, tanto da rivaleggiare con la ferriera di Mongiana, offrendo così lavoro a diverse decine di operai. La tremenda alluvione del 1935, con lo straripamento del fiume Ancinale allagò la zona, che fu completamente trascurata. Ma la famiglia Pelaggi, che nel frattempo disponeva della struttura, lo riportò all'attenzione ricostruendo nei pressi delle baracche il ricovero degli animali. Il castello della Razzona, come viene chiamato da molti, pur ricadente nel comune di Cardinale, non è stato oggetto della dovuta considerazione visto che nel bosco vicino esisteva il busto bronzeo del principe Carlo Filangieri e pare che all'interno vi fosse allestita una rispettabile biblioteca ricca anche di volumi di alto pregio. Inoltre cunicoli sotterranei contribuirono ad accrescere il mistero sulla storia che lo riguarda. Sarebbe opportuno rivalutarlo con appropriate iniziative per trasformarlo in angolo di attrazione turistica del comprensorio delle Serre Calabre.